primo appuntamento della rubrica Il Medico Risponde di Unisalute con il professor Montorsi. Sono Francesco Montorsi, dirigo la unità operativa di urologia dell'ospedale San Raffaele, sono professore ordinario dell'Università Vita Salute San Raffaele, dirigo la scuola di specializzazione in urologia e oggi parliamo di aggiornamenti in tema di tumore della prostata. Professor Montorsi, quello alla prostata è probabilmente il tumore più comune negli uomini e pare che l'incidenza della neoplasia stia gradualmente aumentando. Perché è così diffuso e quali sono le cause principali? È vero che il tumore della prostata è la forma di tumore più frequente nel maschio e il motivo della sua diffusione è che è direttamente correlato all'età del paziente. Più il paziente è in età, più facile che abbia un tumore della prostata e oggi l'età della popolazione media maschile sta aumentando. Non è peraltro vero che sia presente solamente nei maschi anziani, perché vediamo anche casi in età più giovanile. E, oltre a questo ci sono fattori come l'ambiente, fattori come l'alimentazione. A giustificare questo è che nel mondo occidentale ne vediamo più casi, come nell'estremo oriente se ne vedono molti meno. Per cui sono un pochino tutti questi fattori messi insieme. Quali esami bisogna effettuare per tenere sotto controllo la salute della prostata e quali valori sono considerati normali? Ci sono degli esami che permettono di controllare con grande accuratezza la salute prostatica, soprattutto l'aspetto di tipo oncologico, la presenza o meno di un tumore. L'antigene prostatico specifico è un marcatore che troviamo nel sangue, l'acronimo, la sigla che lo definisce PSA, e questo dovrebbe essere valutato in tutti i maschi dall'età dei 45 anni in avanti. Quando un uomo con meno di 50 anni fa il PSA, il valore dovrebbe essere inferiore a 1, cioè dovrebbe essere 0, virgola. Se questo accade, si può dire al paziente stia tranquillo, lo ripeta tra 3 anni, ma è un ottimo indicatore di una buona salute prostatica anche al di là nel tempo. Se al contrario è più alto, devono essere fatti degli approfondimenti in più. Il valore del PSA tende a salire con l'età, per cui tipicamente dai 60 anni in giù si considera 2 come valore superiore, più dei 60 anni si considera 3. È importante che il paziente che ha fatto un PSA vada da uno specialista competente e insieme capirà quali sono gli esami che devono essere fatti per approfondire la situazione. Il tumore alla prostata è una patologia che interessa solo le persone anziane? Qual è l'incidenza nei giovani? Il tumore alla prostata interessa prevalentemente le persone dai 50 anni in avanti, quindi non necessariamente solo gli anziani. È vero che più gli anni vanno avanti, più il numero dei casi aumenta. Però qui al San Raffaele vediamo con una certa regolarità ragazzi proprio giovani che hanno un problema di questo genere. Abbiamo di recente curato dei ragazzi con meno di 40 anni. Che sono arrivati alla nostra osservazione per un PSA elevato e abbiamo trovato una forma tumorale. Qui c'entra molto una storia familiare della malattia che può essere presente. Esistono dei casi dove esiste una ereditarietà, tant'è che la genomica e la genetica stanno entrando a passi da gigante nello studio e nel trattamento dei nostri pazienti. Per cui, come dicevo prima, ricordarsi che dai 45 anni un PSA vada fatto ed essere in campana se esiste già un caso in famiglia. Professor Montorsi, valori alti di PSA sono sempre un campanello d'allarme anche in assenza di sintomi? A quali esami sottoporsi per sfatare ogni dubbio sull'assenza di un tumore alla prostata? Il PSA e i sintomi legati all'ingrossamento prostatico sono due cose completamente separate. Spiego sempre al paziente che chiunque venga per farsi vedere per la propria prostata deve essere valutato su due temi diversi. Il tema oncologico si valuta con la visita, con il PSA, e se una delle due cose non va bene ci sono degli esami da fare e generalmente il primo che facciamo è una risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Un PSA mosso può essere presente anche se il paziente dice sto benissimo, non ho nessun disturbo. Da qui l'importanza di ricordarsi gli esami, di farli anche se si sta bene. Ci sono poi, e questo è il secondo tavolo che deve sempre essere aperto con il paziente, signori che arrivano dicendo mi alzo di notte per urinare, faccio fatica a fare la pipì, il getto urinario non è più buono. Allora vanno studiati per l'aspetto funzionale, ma bisogna sempre ricordarsi di visitarli e di fare il PSA per capire che non ci sia contestualmente anche un aspetto di tipo tumorale.
Professor Montorsi, sono arrivate sulla pagina Facebook di Unisalute numerose domande per lei. Iniziamo con Gennaro, ad esempio, che racconta che 2 anni fa riscontrava grosse difficoltà ad urinare. Da allora, ci dice, osservo la cura di Permixon e Domnic. La prostata è piuttosto grossa e per avere la certezza che la causa non fosse un tumore ho fatto una risonanza e l'esito è stato negativo. Ci dice che va regolarmente in bagno, non si alza la notte per stimolo urinario, ma purtroppo il PSA si mantiene alto, tra 11 e 15, e soprattutto il valore non accenna a scendere. La storia di Gennaro tratta 2 problemi diversi, sintomi, disturbi legati ad una prostata ingrossata e un PSA che è alto più di quello che dovrebbe essere. Spiego sempre ai pazienti che ogni volta che si valuta la prostata di un ammalato bisogna aprire 2 discussioni completamente diverse una dall'altra. 1. Il paziente che hai di fronte ha un tumore della prostata oppure no? Gennaro ha un valore di PSA elevato. La risonanza magnetica deve essere fatta, è stato ovviamente visitato dall'urologo esperto che ha capito se ci siano delle problematiche di tumore oppure no. La risonanza va fatta, se la risonanza trova dei segni sospetti di tumore devono essere fatte delle biopsie, cioè vanno prelevati dei pezzetti di prostata dal paziente per capire se c'è qualcosa che non va bene e da lì si va avanti. Nel tempo va controllato perché se il PSA continua a salire, anche in presenza di una risonanza magnetica normale, degli approfondimenti devono essere fatti. I disturbi sono un altro paio di maniche, i 2 prodotti che sta prendendo Gennaro sono eccellenti, devono aiutarlo ad urinare meglio, ma è un errore mettere in contatto il PSA con i disturbi, sono 2 cose differenti. Ripeto quanto detto all'inizio, è fondamentale avere un medico competente. Ci scrive poi Doriano, affetto da iperplasia prostatica benigna. Fino allo scorso anno, spiega, aveva dei valori di PSA inferiori a 4 e prendeva solo Urorec. Con la nuova cura per migliorare il ristagno e il flusso, i valori sono peggiorati. Cosa può voler dire e cosa consiglia il nostro lettore? Il nostro Doriano, che sta prendendo un buon farmaco per migliorare il modo in cui fa la pipì, nota che il PSA sta aumentando. Allora, come ho detto, bisogna studiare come mai il PSA sta salendo, se è andato oltre i limiti per l'età del paziente o se il medico che lo ha visitato ha capito che ci può essere qualcosa che non va, il primo passaggio è eseguire un esame non invasivo che si chiama risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Se la risonanza trova una zona sospetta per tumore, devono essere fatte delle biopsie, cioè dei prelievi, nella zona sospetta appunto, e almeno smarchiamo l'argomento che sia presente un tumore oppure no. Se al contrario il problema è solamente di disturbi, ci sono una serie di altri accertamenti che l'urologo competente conosce perfettamente per capire se quella cura che sta facendo il nostro Doriano è sufficiente, se deve aggiungere altri medicinali o se deve magari essere operato. Infine, può accadere che i valori di PSA siano regolari pur in presenza di sintomi. È il caso di Gennaro, omonimo del lettore che le ha sottoposto la prima domanda. Dice che l'ultimo test del PSA, da lui effettuato 2 mesi fa, ha restituito un valore di 2,73. Tuttavia lamenta minzioni notturne molto frequenti e urina lentamente e con difficoltà. Aggiunge inoltre che da 10 anni prende una capsula di Omnic al D. Ci domanda quindi, è possibile che ci sia stata assefazione o che forse il farmaco non sia più efficace? Che cosa possiamo consigliare di alternativo? Allora, la storia del secondo Gennaro è abbastanza poliedrica. Vale a dire, esiste un tema, sto prendendo un medicinale per migliorare il modo di fare la pipì, lo prendo da tanto tempo, una volta mi aiutava, adesso mi aiuta un po' meno. Molto probabilmente perché la malattia, l'ingrossamento benigno prostatico, è andata avanti. È per definizione una malattia progressiva. Allora, il Gennaro va studiato bene, bisogna capire se è presente o meno, noi la chiamiamo ostruzione urinaria. Ci sono farmaci in più che lui potrebbe prendere e la combinazione di più farmaci potrebbero aiutarlo a stare meglio. Ma potrebbe anche essere suonata la campanella che per risolvere il problema del nostro secondo Gennaro di oggi lui abbia bisogno di fare un intervento laser alla prostata, ad esempio. Il tema che tocca al lettore, che è quello del PSA 2,7, dipende da quanti anni ha, perché se il Gennaro è un giovane, 52 anni per esempio, 2,7 è alto.
Se è un signore di 78 anni, 2,7 è totalmente normale, ma sono tutte cose banali che il Gennaro, parlando col suo urologo di fiducia, risolverà facilmente. Si chiude così la prima intervista per la rubrica Il medico risponde di Unisalute. Ringraziamo di cuore il professor Montorsi per la sua cortesia e la sua disponibilità e cogliamo soprattutto l'occasione per riportare l'attestazione di stima e affetto di numerosi pazienti e loro familiari che hanno scritto sulla pagina Facebook di Unisalute. Un'attestazione di stima che ci sentiamo di dire è rivolta non solo al professor Montorsi ma anche a tutto il suo team. Grazie.